Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un vlog e volevo cominciarlo dal mattino, iniziando a farvi vedere come ci prepariamo noi quando poi dobbiamo andare a scuola. Quindi ci prepariamo e poi le accompagno a scuola. Non sono molto attiva questa mattina perché stanotte c'è stata un po' una disavventura. Il tappo del bidet era chiuso, si è aperto il rubinetto e l'acqua è iniziata ad uscire dal bidet. E si sono allagate il bagno e la cucina e quindi alle due di notte, anzi all'una, dall'una alle due ero a raccogliere l'acqua. E quindi adesso sono un po' stanca, un po' sonno, però mi devo alzare. Forza e coraggio, via! Eccoci qui, abbiamo accompagnato Manuel e Giorgia, sono venuta a mettere la ghiaia ai gatti perché oggi stanotte con l'allagamento si è allagata anche la, la sabbia dei gatti che l'avevo cambiata ieri quindi era pulita. E adesso porto a scuola loro che siamo già in ritardo. Via! Ed eccomi, ho lasciato tutti i bambini a scuola all'asilo, adesso vado in panificio a prendere il pranzo per Manuele e Giorgia che oggi si fermano a scuola perché hanno il pon al pomeriggio che è un progetto che fa la scuola dove vanno loro di rivalta e poi andiamo, e, poi, e si fermano, fanno il pranzo a sacco quindi adesso gli vado a prendere il cibo. Ho preso tutto, o gli ho preso due focaccine, una col prosciutto e una con la mortadella per ognuno. E poi gli ho preso due bottigliette d'acqua frizzante perché non so se si sono presi l'acqua stamattina. E poi ho preso un pezzo di focaccia col formaggio per me, Pia, perché le piace un sacco il salato. e La mamma è felicissima perché a me la colazione dolce e non è che mi sconfinferà tanto. Adesso glielo porto a scuola e poi vado a prendere mia mamma. A dopo, eccomi sono arrivata in città e adesso aspetto la mamma davanti alla lavanderia dove ero andata anche l'altra volta con Giorgia, che è là. E così vado a far asciugare calze e mutande che a stenderle sul filo è sempre una cosa lunghissima. Allora, così faccio prima, già tanto ho i soldi ancora nella tessera e niente, aspetto la mamma e poi dobbiamo fare delle commissioni e se riesco vi porto con noi e vi faccio vedere cosa andiamo a prendere altrimenti se dentro non riesco a registrare ve lo faccio vedere poi quando usciamo ecco, finalmente ho preso la mamma e adesso torniamo in lavanderia che deve lavare un piumone che è lì dietro. E poi andiamo all'isola del tesoro per prendere la ciotola per Olivia nuova e eh, i pannolini perché è diventata signorina. E quindi niente, se riesco vi faccio, ve ve li faccio vedere quando poi usciamo. Ciao. Ecco, abbiamo preso questi pannolini a mutannina. Li ho preso questa taglia più piccola perché avevo già preso questa però resta un pochettino grande gli devo aggiungere un salvaslip, slip se no perde tutto per strada vediamo se questa qua gli va bene e poi gli ho preso questa ciotolina qui che mi sembra un po più robusta di quella che aveva prima vediamo se riusciamo a rompere anche questa adesso andiamo al galassia Adesso andiamo al Galassia per prendere le cose per il compleanno di Gabriele per fare la torta e per fare i sacchettini che poi porterà a scuola per i suoi compagni. Eccoci, spesa uh, galassia fatta, adesso andiamo in lavanderia a ritirare le cose che abbiamo lasciato là e poi andiamo da Wawa. Eccoci uscite da Wawa. Abbiamo preso questo detergente 3 in 1 che mi serve soprattutto per disabituare oggi perché ogni tanto alza un po' la zampa dove non deve, e poi questi sacchettini blu che servono per gabriele da portare a scuola. Dentro ci mettiamo delle caramelle, un kinder cioccolato e un succo. E lo porta praticamente alla colazione per tutti i suoi compagni. E basta. Adesso andiamo a ritirare il piumone che la mamma ha messo ad asciugare. E poi andiamo a casa a mangiare. Ciao. Eccomi sono arrivata a casa da mia sorella. Bob, guarda che ti vedo! Essi dal lavandino, e lei deve ancora arrivare. È andata a prendere Luca, il mio nipotino. Volevo farvi vedere i suoi animaletti. Allora, il primo è Am. Il nome l'ha scelto Luca ed è un pesciolino rosso. La seconda è Titti. Una bellissima cagnolina tutta nera e gigante. Che vuole le coccole, vero Titti? Titti? Dale coccole alla pancia. E poi lui l'avete già visto prima che andava sopra al lavandino. Lui è Bob, un bellissimo gattone. E lì ci sono i giochini di Luca Mamma Miccia. Ecco, adesso vanno a casa e così vado a fare qualcosa e poi vado a prendere i bambini. Sono le due 20. e venti. Sono arrivata a casa, e ad accogliermi è venuta lei. Che stamattina è uscita e non me ne sono accorta. E adesso è venuta dai miei vizi perché sono tornata a casa. Fatti vedere, Titti, fatti vedere come sei bella. Ciao, ciao, Mimi, ciao. In sottofondo si sentono gli Olivia che abbaiano. Ne? Cosa fanno gli Olivia? Guarda, guarda come sei bella, guarda. Niente. adesso porto sulla roba e vado a vedere che cosa hanno combinato in casa arrivata in cima alla scala mi sono ricordata che doveva venire il corriere di amazon e quindi presto poi vedrete un altro video unboxing per scoprire cosa c'è dentro a questi pacchetti rieccomi in macchina ho registrato due video che vedrete poi prossimamente e adesso vado a prendere Gabriele, Sabrina e Giada, e poi andiamo ad aspettare Emanuele e Giorgia all'uscita dalla scuola. Ciao! E con me viene anche Manuel perché è rimasto fuori e non posso lasciarla da solo. Eccoci qui, bambini presi. Gabriele, dove sei, Gabri? Eccolo lì! anche Manuel sempre è stato molto bravo adesso andiamo a prendere Manuel e Giorgia eccoci a casa abbiamo preso anche Manuel che è qui e Giorgia che è lì c'è anche Manuel gattino sempre e niente adesso siamo a casa il vlog finisce qui spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao